quando si disegna si fa qualche cosa apparentemente astratto, ma è astratto per chi lo vede, ma non per chi lo fa. Chi lo fa sa che ritmo dare alle cose, capito? Se diventa astratto per chi non lo conosce, ma per me è un ritmo musicale, è una musica senza note, però una musica di forme e di colore. Andavo a scuola perché dovevo andare a scuola a imparare qualcosa, dopodiché tutte le cose le ho imparate facendole. Ponti è venuto nel mio laboratorio sotto scala, dopo ha visto i pezzi, li ha pubblicati su Domus, e lui ha proposto di vendere alla Christoph tutti i miei oggetti moderni. Da allora l'hanno cominciato a produrre e diffonderli. La produzione di Lino Sabattini è sempre stata, da quando lo conosco, un esempio di come si possono felicemente fondere due componenti della progettazione che molti considerano contrastanti, la fantasia e la tecnica. Bisogna prima capire, imparare, poi dopo le cose si fanno da sé. Dipende dalle occasioni, dipende anche da cosa uno ha in mente di fare. La riproduzione degli oggetti di Macintosh me l'ha suggerita Alison, che curava tutti i lavori dei maestri per Cassina. Con la faccenda della Rosenthal giravo quasi tutto il mondo. Io non dico mai di aver già fatto una cosa nuova ancora deve venire. Fare, poi dopo poi qualche cosa maturerà. Non bisogna mai fermarsi, mai assolutamente. Io andavo per conto mio e la corrente andava per conto suo, soltanto che io non volevo seguire l'andamento della moda del momento perché la gente chiedeva questo. Non riesco a farmi capire che cosa vuol dire il mio stile. Il mio stile è un po' il mio carattere, capito?